Ciao ragazzi, oggi sono con un nuovo video sul canale. In realtà non c'entra nulla con Avon, ma volevo condividere con voi una ricettina che farò oggi. Dato che siamo in tema autunnale, volevo farvi vedere come realizzo appunto il risotto alla zucca. Vi occorreranno 200 g di zucca già pulita e sbucciata, 40 g di burro, pepe, parmigiano grattugiato. Ovviamente questi due quanto basta, quindi non c'è anche il pepe a piacere. Poi vi serviranno 200 grammi di riso per risotti, va benissimo. Io oggi avevo il raib, va bene. E per due persone chiaramente sto facendo. Poi vi occorrerà una padella, laggiù c'è in cottura, sta bollendo il brodo vegetale mezzo litro. E direi che questo è quello che vi occorrerà. Ora andremo a mettere la zucca in padella con 20 g di burro e li faremo cuocere per 15 minuti mescolando e aggiungendo un po' il brodo per volta. Ok, allora facciamo sciogliere il burro nella padella. Appena sarà sciolto andiamo appunto a mettere la zucca che dovrà cuocere per un po' di tempo. Io l'ho già presa pronta, pulita, però la potete anche fare voi. Per me è molto più veloce così. Sono pezzi anche abbastanza grossi, quindi magari se li volete fare un po' più fini cuoce meglio, ve lo consiglio. Adesso la vado un attimo a tagliare in maniera un po' più fine, forse perché è un po' grossa in questi punti. Allora, ho messo la zucca, questa non l'ho tagliata perché era durissima. Comunque, ora la facciamo un attimo rosolare col burro. La metto a fiamma non troppo alta, facciamo medio. E adesso la andiamo appunto a cuocere con un po' di brodo, quindi prendiamo un po' di brodo vegetale e ecco, ho fatto un casino, magari lo avviciniamo e si va a mettere un po' per volta fino a che non si cuoce per bene. Quindi la cuociamo pian pianino e uniamo appunto il brodo solo al bisogno. Quindi adesso aspettiamo e appena è cotta procediamo. Intanto che sta cuocendo la zucca, vi volevo mostrare come ho apparecchiato oggi, quindi proprio tema autunno, con la mia zucchetta decorativa super carina. Ed è arancione e verde. Poi ho preso questa bellissima piantina di Erica e l'adoro, con questo tronchetto qua sotto, una candelina e le tovagliette americane che ho preso da IKEA l'anno scorso, mi pare, molto carine verdi, che al momento sono un po' stropicciate perché le ho lavate, non le ho stirate, però nel complesso mi piace molto come ho apparecchiato, appunto. Quindi niente, sono soddisfatta. Ora continuiamo con la cottura e poi vi mostro. Allora, vi faccio vedere la situazione zucca. Adesso si è ammorbidita e l'ho col cucchiaio spezzata ulteriormente in pezzettini più piccoli, così migliora la cottura. Diciamo che ci vuole un po' di tempo, perché era durissima la zucca. Comunque, dopodiché verrà veramente cotta bene, infatti adesso è quasi completamente cotta, mancano pochi minuti. E poi andiamo ad aggiungere il riso qua dentro e mescoliamo per 5 minuti e poi continuiamo la cottura per altri 15, continuando a mettere il brodo vegetale. Quindi adesso aspettiamo ancora un po' e poi andiamo a mettere il riso. Perfetto, ora andiamo a mettere il riso. E mescoliamo per almeno 5 minutini. Magari
Abbassiamo leggermente la fiamma. Andiamo un attimo a mescolare. Quindi facciamo appunto insaporire il riso. Mescoliamo qualche minuto. E se vedete che è proprio molto asciutta, potete già iniziare comunque a mettere il brodo, perché dice di mescolare, ma è la ricetta teoricamente, però 5 minuti sono parecchi, si asciuga molto veloce, quindi quando vedete che è proprio asciutto, iniziamo appunto a mettere il restante brodo vegetale all'interno della padella. Mettiamo già un pochino così lo iniziamo a cuocere. Poco per volta, al bisogno. E cuociamo. Quindi 15 minuti di cottura e poi ci rivediamo. Allora, la situazione è questa, mancano poco meno di 2 minuti e poi spegniamo la fiamma e andiamo ad incorporare appunto il burro avanzato e il parmigiano con il pepe. Quindi adesso aspettiamo che Alexa suona e poi trasferiamo la padella fuori dalla fiamma, così possiamo incorporare gli ingredienti. Allora, sono andata a mettere il pepe, non so se lo vedete, ne ho messo non tantissimo, però un pochino, perché io non sono amante proprio del pepe, però ci sta bene. E ora andiamo ad incorporare appunto il burro, che è avanzato, quindi la metà lo mischiamo per bene. Perfetto. E mettiamo anche il parmigiano. Andate a occhio, diciamo che è quello che dà il sapore anche, dato che non è salato il riso. Un po' di parmigiano è meglio metterlo, quindi andiamo a mettere e mischiamo il tutto. Il riso è pronto, ora lo vado ad impiattare e ve lo mostro a tavola. Ed eccolo qua, il risotto è pronto, quindi non esitate a provarlo perché è buonissimo. Io ora vi saluto e buon appetito a me per ora. Quindi, ragazze, spero che la video ricetta vi sia piaciuta. Spolliciate, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi ci vediamo con i prossimi video e dalla mia cucina e dalla mia tavola Super Autumn vi saluto. Ciao!